Episodio 2 BCTV 2014, tutti i colori del ciclismo, come recita il nostro sottotitolo, tutti i colori del ciclismo perché raccontiamo un po' tutte le discipline appunto di questo sport, raccontiamo il ciclismo prevalentemente giovanile, prevalentemente lombardo, ma ogni tanto mettiamo un po' qualche immagine anche che arriva da fuori. Ciclismo, raccontiamo ciclismo maschile, ciclismo femminile, in strada, fuori strada. Beh, io sono Valerio Villa e subito saluto chi è qui accanto a me, Laura Cocchi. Ciao Laura! Ciao Valerio, ciao a tutti. E nel ruolo, se così vogliamo, di opinionista, ma mi piace più ricordarlo come curatore del sito www.bcbg.it, Giorgio Torre. Ciao Ciao Giorgio. Valerio, ciao Laura e buonasera a tutti gli amici a casa. Beh, io direi, partiamo subito magari da come ci eravamo lasciati la scorsa settimana, Laura, Esatto, con la nostra Valerio. community. Esatto, perché la settimana scorsa vi abbiamo invitato a mandarci le vostre foto dei vostri allenamenti, momenti divertenti che avete vissuto nel vostro ciclismo e volevamo farvi vedere le foto che ci sono arrivate, quindi lanciamo il videoclip di oggi. Queste erano le 6 foto che ci sono arrivate e adesso invece passiamo, ricordiamoci, quelle che sono le piattaforme dove potete seguirci. Partiamo da www.bctv.it, www.bcbg.it e poi le piattaforme Twitter, Facebook e anche il canale YouTube. Ma adesso, settimana scorsa abbiamo lanciato un sondaggio per quanto riguarda la Milano-Sanremo, giusto Valerio? Sì, cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto ai nostri amici, ma chi la vince la Milano-Sanremo? Allora, abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook una fotografia abbiamo indicato 8 nomi. Beh, non abbiamo azzeccato che uno dei papabili vincitori. Eccola qui la fotografia che la vediamo. Vi avevamo proposto Cancellara, Cavendish, lo vincitore dello scorso anno, Sjolek, Gilbert, Greipel, Kittel, Sagan, Ulissi. Ma insomma, non abbiamo beccato nessuno. Ha vinto chi, Giorgio? Un vincitore, diciamo, un po' a sorpresa che nessuno aveva preventivato alla vigilia, Alexander Kristoff della Katusha, un corridore norvegese che alla fine in volata è stato quello che ne ha avuto più di tutti dopo quasi 300 km di corsa e ha vinto davanti a Cancellara e Zwift della Sky. Tra l'altro, una cosa curiosa che notavo è ancora una volta ha vinto, se così possiamo dire, un outsider o quantomeno non un nome di quelli che ci si aspettava alla vigilia, Giorgio. Probabilmente gli ultimi anni ci stanno dicendo che non vengono dalla Tirreno Adriatico quelli che vincono la Milano-Sanremo, cioè prepara forse meglio l'altra corsa che c'è in programma. Potrebbe essere, anche se, sai, la Sanremo è una corsa un po' particolare. Tutte le classiche di un giorno sono gare particolari, ma la Sanremo lo è forse un po' di più, perché è la gara più lunga, perché negli ultimi 2 anni non è da sottovalutare l'aspetto anche meteorologico che ha influito parecchio sulla corsa. Però se negli ultimi anni chi viene, forse fai riferimento alla L'ho Parigi-Nizza, fatto, riferimento assolutamente alla vince poi la Parigi-Nizza, Sanremo, sì. vuol dire che forse è meglio prepararsi alla Chi Parigi-Nizza. lo sa? Nel frattempo, colgo l'occasione, come ha ricordato Laura, questa è davvero una community. Voi ci state seguendo probabilmente da Videostar, canale 90 del digitale terrestre, ma molti di voi presumibilmente ci stanno seguendo dal canale YouTube oppure da Facebook. E io voglio davvero. Mi è piaciuto molto di questa settimana il fatto che davvero siete stati molto. Siete stati davvero, avete interagito molto con la nostra pagina, tant'è che ci avete tirato le orecchie, ci hanno tirato le orecchie perché nella schermata avevamo proposto prima, abbiamo messo il nome di Kittel, ma Kittel mica è partito, Eh Giorgio, sì, insomma. all'ultimo c'è stato il suo forfait, diciamo così. La Giant Shimano poi ha deciso di puntare su Degenkolb e i nostri, diciamo così, amici utenti sulla pagina Facebook subito ce l'hanno fatto Ce l'hanno fatto notare. notare, io dico, faccio anche i nomi, voglio ringraziare proprio Giacomo Conti, Andrea Bego, Federico Monti e Marta Rosario che ci hanno annotato questo piccolo errore che abbiamo fatto. Fatelo sempre, questo siamo apposta, ragioniamo di impostare la trasmissione proprio in questa maniera, nella maniera che lavorando tutti assieme possiamo fare qualcosa di molto bello. Qualcosa di molto bello, beh, ci sono le famose 5 cose più belle della settimana e io direi di partire subito con la sigla della 5 Up.
Quinta posizione della nostra 5-up settimanale per il biker Cristian Boffelli, che ha vinto la classifica assoluta della prova di Ghisalba dell'European Cup. Una bella vittoria allo sprint davanti all'esperto Oscar Lazzaroni. Quasi un passaggio di consegne tra i due. E certo, questo giovane ex Bianchi, ora alla Pavan Freebike, continuerà a far parlare di sé durante la stagione. Al quarto posto, un'altra protagonista di Ghisalba, la brava Simona Bonomi dell'MTB Parry, che conquista la seconda vittoria su due gare di European Cup disputate. Un destino già quasi segnato in questo circuito, un titolo italiano marathon da difendere e tanti altri sogni da realizzare. Terza posizione per una coppia di giovani juniores che hanno rotto il ghiaccio domenica scorsa e che si candidano in un ruolo da protagonisti in questa stagione. Il mantovano Edoardo Affini della Country Autozai ha vinto la seconda gara della giornata di Altivole nel Trevigiano, quella con il percorso più impegnativo. In mattinata invece, tra le ruote veloci, a festeggiare era stato il padrone di casa Realdo Ramaliu della Postumia. Applausi anche per Filippo Ganna, che si è sbloccato in quel di Gagliate, regalando il terzo successo di squadra in tre settimane all'Autelli Castanese Verbania. Il secondo posto è per il dilettante bresciano Nicola Gaffurini, da quest'anno in forza alla Vega Hot Sun Continental, che domenica scorsa ha vinto il 54esimo Gran Premio San Giuseppe di Monte Cassiano nelle Marche, riuscendo in parte a superare grazie a questa gioia anche un momento doloroso della sua vita privata. E la prima posizione della nostra 5-up è per lo junior Davide Plebani del team LWF, che domenica ha raccolto la prima vittoria dell'anno sul significativo traguardo di Gussago, una prova di forza sullo strappo della Santissima, dove si è tolto di ruota tutti gli avversari, arrivando da solo al traguardo. Avanti così! Complimenti quindi a Davide Plebani. E adesso, diciamo, atleta della categoria junior del team LWF. Giorgio, raccontaci un po' cosa è successo questo weekend. Sì, qualcosa abbiamo già visto nella 5-up. Io partirei proprio dalle vittorie di Davide Plebani e quelle di Filippo Ganna ed Edoardo Affini, che hanno vinto tutti e tre domenica scorsa. Successi i loro, che sicuramente avranno fatto piacere ai CT azzurri Villa e De Candido, perché questi ragazzi tutti e tre sono papabilissimi azzurri, sia per le gare su strada, ma soprattutto per le gare a cronometro, e credo sia quantomeno curioso che abbiano scelto la stessa domenica tutti e tre per sbloccarsi e vincere la prima gara della stagione e comunque dimostrare di avere già una buona condizione. Giorgio, ci sono state delle gare in Veneto, o meglio una gara molto particolare, visto che si correva sia al mattino che al pomeriggio. Sì, una bella formula quella proposta domenica dalla società Postumia 73, con una gara alla mattina adatta alle ruote veloci, che tra l'altro ha visto la vittoria proprio della società organizzatrice grazie a Realdo Ramaliu. Nel pomeriggio invece spazio ai passisti scalatori e bella vittoria di Edoardo Affini della Country, che ha superato Mirko Sartori e Filippo Calderaro. Filippo Calderaro, per lui un buon inizio di stagione, diversi piazzamenti e anche una vittoria, anche lui un altro ragazzo che sicuramente i tecnici azzurri staranno tenendo d'occhio. Sì, poi magari un appunto su quanto è successo per gli atleti bergamaschi, insomma. Beh, gli atleti bergamaschi, abbiamo già visto la vittoria di Davide Plebani a Gussago. Roberto Amaglio, che era là per noi, ci ha segnalato anche un'ottima performance di Alessandro Meloni, sempre del team LWF. È stato spesso in fuga all'attacco, anche a supporto del compagno Plebani, e poi ha raccolto comunque un ottimo settimo posto. Da Ceriano Laghetto invece sono arrivati i piazzamenti per la ciclistica trevigliese e l'Unione Ciclistica Bergamasca, piazzamenti che confermano l'ottimo gruppo di queste squadre, che sicuramente non tarderanno ad arrivare al successo. E allora, Giorgio, direi che è il caso di lanciare appunto i servizi delle due gare junior di Gustano in provincia di Brescia e di Ceriano Laghetto in provincia di Monza Brianza. Se imporsi in volata, come dimostrato tra gli allievi, a dote da finisseur, vedasi la gara di Ghisalba del 2013, e in pista uno dei giovani italiani più promettenti. A questo curriculum già completo, domenica Davide Plebani ha aggiunto una perla inedita, andando a vincere il 40esimo trofeo comune di Gussago, corsa che terminava sullo strappo della Santissima. Un arrivo che poco si addiceva alle caratteristiche del corridore del team LWF, ma che il ragazzo di Sarnico ha saputo domare con autorità, dimostrando una gran gamba e una visione tattica perfetta.
La sua squadra, infatti, ha dominato la corsa organizzata dal GS Ronco, articolato su un percorso pianeggiante, incattivito nel finale dalla forcella e dallo strappo conclusivo. Ma a risultare decisivi non sono stati gli ultimi 15 km, ma le prime fasi di gara pianeggianti. Dopo 10 km dal gruppo se ne sono andati in 16, tra loro tre rappresentanti del team Giorgi, due della Ausonia e tre del team LVF. Una fuga che ha costretto Aspiratori Otelli e Ferral Pilonato a inseguire, ed è stato proprio quando il gruppo aveva nel mirino Battistrada che ha preso forma l'azione decisiva. Dal plotone sono partiti in contropiede altri 12 corridori, che hanno rinvigorito l'azione superstiti Meloni, Piffaretti, Ventrelli, Sartore e Cagliari. Si trattava di Plebani, Cacarini, Peli, Nigro, Bontempi, Cima, Rocchetti, Giordani, Baretto, Fedeli, Lonardi e Buga. Un'accelerazione che ha costretto alla resa il gruppo e che ha permesso agli attaccanti di gestire il finale, dove a salire in cattedra sono stati due corridori diretti da Daniele Contrini. Dopo aver risposto con Meloni al forcing di Rocchetti sulla forcella, all'imbocco della Santissima si è registrato l'affondo di Plebani. Con la catena sul 52, il 17enne bergamasco ha aggredito lo strappo, costringendo alla resa Buga e Fedeli, e andando a prendersi la prima vittoria della stagione. E ora Plebani può guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti, alcuni dei quali davvero suggestivi. Ma adesso vediamo, perché c'è una mezza idea di andare alla Parigi-Roubaix come nazionale, e speriamo di arrivarci. Come dedica va tutta la squadra, i miei sponsor e alla mia famiglia. Un'azione da finisseur caratterizza il finale del 44esimo Gran Premio Caduti San Damianese organizzato dal pedale Cogliatese. A vincere uno splendido Zan Jerkic, sloveno della Hit Casino Mevlo Joji, che a un chilometro dall'arrivo abbandona i due compagni di fuga e arriva a braccia alzate sul rettilineo finale. Alle sue spalle arrivano spaiati prima Alessio Ferrari della Biringhello a 5 secondi, poi Davide Trimboli della Energy Team a 9 secondi. Dietro di loro il gruppo è regolato allo sprint da Stefano Moro della ciclistica trevigliese. Quella di Jerkic è la prima vittoria stagionale in una gara dal tracciato piuttosto semplice ma reso avverso dalle condizioni climatiche, con qualche rovescio di pioggia che ha causato non poche cadute. 93 km totali di questa gara con un circuito adotto da ripetersi 7 volte. L'andatura piuttosto sostenuta unita alle avverse condizioni meteo opera una selezione naturale di un gruppo che contava al via 119 atleti, ma all'arrivo ne arriveranno soltanto 64. Tutti negli ultimi 13 km gli episodi salienti della corsa. All'ultimo giro scatta Davide Trimboli, seguito poi da Ottavio Dotti, ma il gruppo reagisce. Appena terminato il tratto di Pavé all'interno del paese di Cogliate, parte in contropiede Zan Jerkic. È l'azione decisiva, dietro a lui si accodano Alessio Ferrari e lo stesso Trimboli, protagonista di almeno 3 scatti nella giornata. Ma all'ultimo chilometro Jerkic esalta le sue doti da cronoman e arriva davanti a Ferrari e Trimboli. Ma andiamo a sentire le parole del vincitore Zan Jerkic. Ho scattato 10 km dall'arrivo, e siamo andati in 3 e poi nell'ultimo chilometro, perché ho visto che sono più forte di altri corridori, li ho scattato e ho arrivato solo nel finale. Bene, questi erano i video delle gare juniores. Gare juniores che peraltro nel nostro canale YouTube sono le più, assolutamente più visitate. E quindi vi invitiamo tutti ad iscriverci al nostro canale, ad iscrivervi al nostro canale YouTube, vero Valerio? Sì, è un modo ottimo per tenere sempre, per essere sempre aggiornati. Abbiamo notato in questo primo inizio di stagione che le corse junior davvero le state guardando in tanto. Colgo l'occasione, nel caso ci state guardando proprio da un computer, di farci caso, di guardare proprio sopra di me, che escono proprio dei riquadri nei quali potete cliccare, iscrivervi, riguardare altri video. È un modo interattivo per vivere al meglio la puntata di BCTV, insomma l'intera community. Andiamo avanti con i servizi. C'è stata una gara importante, una gara internazionale femminile, la gara di Cornaredo. Andiamo con le immagini. Tempo di primavera con animaletti che saltellano dappertutto? Ma neanche per sogno! La gara Elite di Cornaredo, organizzata dal team manager della Stana B-Pink, Walter Zini, ha ricordato tutto, ma proprio tutto, fuorché la primavera. Vento, scrosci di pioggia, cadute e qualche tratto di pavé cittadini hanno fatto diventare questo quinto GP comune di Cornaredo una classica del nord.
Stiamo esagerando? Forse un po', sì, lo confessiamo. Ma dovevate vedere con che rabbia si sono mangiate l'asfalto le 124 atlete al via. Atlete capaci di interpretare la corsa nell'unico modo che può riappacificare gli allergici al ciclismo femminile alla bontà di questa categoria. E quale sarebbe stato il modo? Ma semplice, quello di attaccare, attaccare, attaccare ancora, rendendo vero quel vecchio adagio del ciclismo che recita che le corse le rendono dure i corridori. Sì, perché i zigzag del circuito pianeggiante di 11 km da ripetere 11 volte sono stati teatro se non arena sin dal primo principio dei continui scatti dell'atleta al via. Andiamo con ordine. Tentativo numero 1. Provano ad andarsene in tre. Sono le due tedesche Charlotte Becker della Wigolonda con la super passista Trixie Warrack della Specialized Lululemon. Insieme a loro il nome caldo del momento, quello della statunitense Shirley Holtz, con già all'attivo due vittorie in Costa Rica e un terzo posto alla Ronde von Drenthe, prima prova di Coppa del Mondo. Le tre toccano un vantaggio massimo di un minuto, poi vengono riprese al sesto giro. Nulla da fare. E allora tentativo numero 2. Stavolta ci provano Jasinska, Tuija, Mullens, Viasak e Carmen Small, ma il gruppo accelera di brutto e se le riacchiappa presto. Tentativo numero 3, e sembra un tentativo buono, con sei atlete che provano a scongiurare l'arrivo a ranghi compatti. Sono l'italiana Marta Tagliaferro della Leci Pollini Galassia, Burchenkova della Rusvelo, la campionessa di Francia del Zen, l'australiana della Specialized Lululemon Tiffany Cromwell e quell'italiana classe 1994 dal cognome altoatesino che risponde al nome di Anna Stricker della Stana BP. Ma al penultimo giro non ci sta mica Giorgia Bronzini a rinunciare ad un arrivo in volata e la Wigolonda traina qualche resta del plotone sulle fuggitive. Ma c'è ancora un tentativo, il numero 4, solitario, quello della russa Alexandra Burchenkova, Rusvelo, che parte secca da buona passista quale è, a meno 11 dall'arrivo. Ma a 4 km dal traguardo, e ancora, gruppo, compatto e si va in volata. Allo sprint primeggia proprio la prima attaccante di giornata Shelly Holtz della Leci Pollini Galassia, che mette in fila Tiffany Cromwell e Giorgia Bronzini con il quarto posto di una sorprendente Anna Stricker. Anna Stricker, che siamo certi che per lucidità tattica e temperamento potrebbe essere l'ennesimo fiore primaverile del variegato vivaio azzurro. Eccoci qua, ora vediamo subito il servizio sulla gara di Monte Cassiano Elite Under 23. Guardiamolo insieme. Nicola Gaffurini della Vega Hot Sun Continental ha vinto domenica il 54esimo Gran Premio San Giuseppe, gara internazionale per Elite Under 23 disputata a Monte Cassiano, in provincia di Macerata. Il corridore bresciano è riuscito ad avere la meglio su Matteo Marcolin della Cycling Team Friuli e Giacomo Berlato della Zarl Fior. Una vittoria del cuore con una dedica speciale. Questa vittoria ci tenevo particolarmente perché questo mese è stato un mese difficile, è scomparsa la mia ragazza e mi sono aggrappato alla bicicletta per andare avanti perché non è stato facile e non lo è tuttora. E oggi ci tenevo particolarmente e sono contento di averle dedicato questa vittoria importante. Nicola, sicuramente merito anche della tua famiglia, della squadra, di tutti quelli che ti sono stati vicino. Sì, la squadra, la mia famiglia, la famiglia della mia ragazza. Veramente devo ringraziare tutti perché non sono cose facili, non è facile andare avanti, non è facile riprendere la vita di tutti i giorni. Ho tenuto duro grazie a tante persone che mi sono state vicine e adesso fortunatamente sono riuscito a fare questa vittoria importante per lei. Nicola, possiamo dire che il ciclismo ha avuto un ruolo in tutto questo? Sì, senza dubbio. La bicicletta mi ha aiutato tanto a sfogare il nervosismo e le difficoltà, mi sono aggrappato solo a quello e fortunatamente oggi è andato bene. Corsa caratterizzata dalla lunga fuga solitaria di Marco Chianese del team Palazzago. Nel finale il gruppo si rompe sotto gli attacchi di Luca Benedetti e lo stesso Nicola Gaffurini, che poi va a vincere in volata. Decima posizione per Davide Pacchiardo della Palazzago. È particolarmente toccante questa intervista di Nicola Gaffurini, che ci ricorda che insomma, oltre al ciclismo c'è, come dire, la vita vera, che a volte riserva delle cose non proprio bene, insomma. Andiamo avanti con la trasmissione, abbiamo un altro servizio, stavolta della mountain bike. Abbiamo la mountain bike, appunto, la gara di Ghisalba e poi anche la Gran Fondo di Pisa.
Pioggia e fango, ingredienti che hanno reso ancora più spettacolare il 17° trofeo Avis Bike, disputato domenica a Ghisalba e valido quale seconda prova del circuito Orobie Cup. Vittoria assoluta del giovane bergamasco Cristian Boffelli della Pavan Free Bike, che nel finale ha avuto la meglio del veterano Oscar Lazzaroni della VR Compositi. Finale entusiasmante, e davanti rimangono in tre a giocarsi la vittoria assoluta il giovane Boffelli, che dette il ritmo di corsa, tallonato dal duo della VR formato da Lazzaroni e Fabio Ravasi. L'ultima rampa prima del traguardo vede avvantaggiarsi leggermente Boffelli e Lazzaroni, che vanno a sprintare per la vittoria. Allo stesso tempo, felice e sorpreso il vincitore Boffelli. Sì, sinceramente non me l'aspettavo, perché era una gara non adatta alle mie caratteristiche, però sono riuscito a tenere le ruote dei primi dal primo giro, sentivo una buona condizione, me la sono giocata nel fettucciato e è andata bene. Senza storia invece la gara femminile, con Simona Bonomi che conferma la vittoria di una settimana prima a Capriolo, staccando nettamente Nicoletta Bresciani dalla Scott. Molto soddisfatta l'atleta della MTB Parri. Sì, ho cominciato bene, la seconda vittoria è meglio di così, davvero non potevo cominciare, speriamo di tenere duro e di andare avanti così per tutta la stagione. In campo giovanile, felice per la sua prima vittoria tra gli juniores, Nicola Zanoletti della Orobie Cup MTB Team. Sullo strappetto sono riuscito a staccare i miei compagni e a fare la fuga e riuscire a vincere. Nikita Oleksenko del team Bramati, dopo il racconto della sua vittoria tra gli allievi secondo anno, deve ringraziare un maestro davvero speciale. Devo ringraziare molto per questo inizio della stagione a Luca Bramati, che mi ha aiutato molto e mi ha fatto una bella preparazione. Tra le donne allieve invece gioisce Katia Moro della Hydro Train Bianchi. Siamo partite tutte in gruppo, ho cercato di mettermi davanti nello sterrato, poi ho trovato i gruppetti dei ragazzi esordienti, mi sono attaccata a loro. Alla fine io sono riuscita a tenere il distacco che avevo. Gli altri vincitori sono l'esordiente Asia Granata del team Pavia, l'allievo primo anno Manuel Gritti e gli esordienti Luciano Rota ed Alex Pelliccioli, tutti della MTB San Paolo d'Argon. Grande successo per la prima edizione della Gran Fondo Città di Pisa, nonostante le bizze del tempo, al via ben 1000 ciclofondisti, protagonisti di questo appuntamento, seconda tappa del Giro del Granducato di Toscana. Dopo un tratto di trasferimento e il passaggio simbolico dalla famosa Piazza dei Miracoli all'ombra della Torre di Pisa, il via ufficiale. In prima fila, ad impreziosire la starting list, c'erano l'ex campione del mondo di calcio 1982 Beppe Dossena, testimonial d'eccellenza della manifestazione, e le ragazze della nazionale russa juniores, alla Gran Fondo per affinare la gamba in vista delle prove internazionali. La Gran Fondo Città di Pisa, più che una prova della primavera toscana, è sembrata una di quelle classiche del nord, tanto care agli appassionati quanto difficili per i corridori, con un nebbione infernale, proprio lo scollinamento del Monte Serra affollato da tanti appassionati. Vento, freddo e nel finale anche pioggia e addirittura grandine hanno complicato la marcia dei granfondisti lungo i tracciati allestiti dalla SLD Folgore Bike. Nel percorso medio di 114 km, impresa solitaria del pratese Tommaso Cecchi, che ha tagliato il traguardo di via Benedetto Croce con quasi 7 minuti di vantaggio sui primi seguitori. In campo femminile, sempre sul medio, altro assolo e affermazione della lucchese Silvia Catani. Nel percorso lungo di 150 km, da un gruppo prima di 4 e poi di 7 fuggitivi, emerge Francesco Cipolletta, splendido vincitore solitario. Dietro, nella volata per il secondo posto, Cecchini regola il Veneto Miorin. Tra le donne, dominio della parmense Ilaria Lombardo, che fin dal Monte Serra ha fatto corsa a sé. BCTV, tutti i colori del ciclismo, questi erano i colori del fuoristrada, fuoristrada che Giorgio settimana prossima ci regalerà un grandissimo appuntamento. Eh sì, sarà la seconda prova degli internazionali d'Italia Series, appuntamento a Montichiari domenica con tutti i principali protagonisti della specialità. Ci saranno anche al rientro in Italia Marco Aurelio Fontana ed Eva Lechner, che sono un po' i massimi esponenti della specialità in Italia. Non è la sola gara che andremo a vedere con le nostre videocamere, che vi proporremo nella puntata di settimana prossima. Debuttano a Bergamo la categoria allievi e poi ci sono altri appuntamenti, Giorgio. Sì, a Bolgare partirà la stagione degli allievi, quindi la gara organizzata dalla Polisportiva di Bolgare. Ci sarà una bella gara da seguire anche per gli elite ad Under 23 a Parabiago con il trofeo Rancilio.
E poi c'è anche una corsa importante femminile a Cittiglio, in provincia di Varese, seconda prova di Coppa del Mondo. L'anno scorso vinse Elisa Longo Borghini. Bene, io direi che per questa puntata è tutto. Spero che vi sia piaciuta, spero di ritrovarvi settimana prossima. Allora io saluto Giorgio Torre, grazie di essere stato qui con noi. Beh, vi do appuntamento ancora su Videostar, canale 90 del Digitale Terrestro, mercoledì ore 20:45. E allora un saluto da Valerio Villa. E da Laura Cocchi, vi aspettiamo tutti settimana prossima e non dimenticatevi di inviarci le vostre foto. Ciao a tutti, buona giornata!